compagnero, aspetta un attimo, mia compagnina, sono testa di limone. E ok, eravamo rimasti qui. Prima di andare avanti vi ho promesso che vi faccio vedere. Vabbè, non è qui lo gnomo, ho sbagliato. Sono stupido. Non è ancora qui, è ancora al prossimo. Lo rifacciamo. Ah, compagnero, qui testa di limone, bentornati sul mio canale. Qui di nuovo in compagnia con il nostro amico Mord su Darksiders 2. Bene, allora, vi avevo detto che qui c'è uno Nomad. Beh, non è proprio qui, è da un'altra parte, però ci stiamo arrivando. Allora, vi chiederete come sono finito qua sotto. Beh, allora, non è niente difficile. Poi a parte... Ah! Non c'è un cazzo dietro. Vabbè, allora, Mord, sei un idiota. Come sempre, i tuoi comandi sono un po' così sballati alla culo. Su, bravo. Allora, niente, vi ricordate, ci avevamo fermati qui, se andate lì sotto, da questa parte qui c'è solo uno scrigno. Allora, noi apriamo un altro portale e entriamo di qua. Allora, ok, qua c'è solo questo e poi dobbiamo scendere. Stavolta sì che non crepiamo. Via. Ok. Strano, ah, ecco, mi pareva strano che non mi mandaste dei nemici, sviluppatori della mia fava. No! Ho detto pu. Allora, piano piano vi ammazzo tutti, tranquilli. Certo che le palle che fate voi. Ma cosa siete? Degli scarabei, degli scarafaggi? Un po'. Dovrei chiederlo al vostro fattore. Cosa sono? Sono delle cimici? Cosa sono quegli esserini strani che sparano baba e volano? Certo, una descrizione più azzeccata di questa. Ok, noi siamo scesi da lì, quindi dobbiamo andare di qua. Palle, dobbiamo rimettere la manina, la morsa letale, e saliamo. Opla. E qua naturalmente non ci possiamo andare, dobbiamo sempre fare il giro dell'oca noi, perché noi siamo morte. Entriamo pure. Ehi! Cosa sento io? Sento distruggersi. Ciao. Vieni qui. Ok, allora qui le cose sono semplici. Cioè semplici, dobbiamo andare di qua. Non c'è altro posto. Non c'è altro modo. Allora, mettiamo sempre questi. Ne è pieno. Ma proprio nascono come funghi. Ma non sono altrettanto buoni. Ah, qua c'è un portale. Andiamo prima a vedere cosa c'è qua sotto. Dai, vuoi andare laggiù? Sì, guarda, ti ci butto pure. No. Perché? Ah, ecco. Pensavo non ci potesse andare. Dai! Prendilo! No. Vabbè, facciamo gli sboroni per uccidere questa formichina. Sto guardando un attimo cosa possiamo fare, ragazzi, perché non me lo ricordo bene. Qua c'è un altro portale. Allora, prima direi di andare in quello là che abbiamo visto prima. Questo dovrebbe essere... Basta, ma qua ci siete? Ma siete tutti qui? Ok, allora di qua... Ok, la strada è finita. Sì, questo portale è utile. Però lo utilizziamo dopo. Sì, sì, sì. Allora, prima prendiamo questa monetina qui. Di là è chiusa la strada. No, non si può andare. Fatemi un attimo ragionare. Lì dovremmo distruggerla. E qua diciamo che sì, è chiusa. Va bene, allora torniamo prima dal portale di prima. Ci vediamo tra poco, così non vi faccio perdere tempo. Ok, siamo tornati nel portale che abbiamo visto prima di quello là. E problema. Vai, basta. E vediamo che cosa c'è. Insomma, c'è qualcosa di utile. Allora, lì è aperto, qua è chiuso. Queste, una pozione di ira, fa sempre comodo. Qui non c'è un cazzo, ho proprio fatto per niente quel posto. Qua c'è uno scrigno. E belle ste falci rosse. Tolgono anche poco. Che palle. Volevo di più le mie. Vabbè che le mie sono fighe, non è che... Allora. Vedo. Ecco, vedete, dopo noi dobbiamo andare là, dobbiamo tornare indietro. Vediamo un po'.
Ok, allora no, questa chiave, allora, questo portale non ci serviva un cazzo, ci serve dopo. Ho fatto un giro di merda e che non me lo ricordavo bene. Ma non vi preoccupate, ce la faremo a ogni costo. Ritorniamo indietro, ragazzi, ci vediamo tra poco. Madonna, sta puntata è tutta un taglio. Rieccoci al portale di prima, entriamo. Tanto è successa una cosa strana mentre stavo uscendo dalla parte di prima. Oddio, anche questo io lo odio in una maniera assolutamente asdrubaleggiante. Dobbiamo cercare di... Allora, non farlo più. Dove sei? Oh, bene, bene, sepa. Adesso è una cosa strana perché mentre stavo uscendo nella parte dove non c'era niente, vi ricordate lì quel buchetto che hanno fatto gli sviluppatori dove non c'era un cazzo, è spuntato così a caso era sbucato uno scrigno di quelli che potevano contenere una chiave, ma non era così. Via la gamba e via il resto. Ok. Ok, qui succede qualcosa. Si è aperto, penso, quello. Sì, ecco. Però prima di farlo, perché adesso c'è il filmatino, prima no? Va bene. Prima di farlo però oserei dire sconfiggiamo questo. Dai, buttati. No, te no. Che culo. Che culo. Che culo. Vediamo, andiamo a vedere qua sopra se c'è qualcosa. Non credo, dobbiamo distruggere praticamente questo coso qui. Ah beh, c'è questo, beh, sì, lo ammattiamo un attimo. Dove vai? Ma dai, ma perché non stai fermo? Tanto lo sai che crepi, è tuo destino. Però non posso andare avanti nel gioco. Ok. Va bene. Facciamo così. Allora, andiamo qua. Prendiamo il nostro bello sdoppiatore. Un nostro amichetto si mette qui. E poi prendiamo il possesso dell'altro. E facciamo il giro. No, non ci posso neanche passare da qui. E avrei fatto anche una pessima manovra. Sarei dato del fuoco. Fuoco nel fuoco. E l'ho già capito chi sei. Ok, vabbè. Ah, devo uccidere tutti questi. Basta. A parte che, no, te non sei quello che mi preme distruggere prima. Sei te. Via. Basta. Stai attento. Rialzati. Sei rialzato. Sono aumentato di livello. Vieni qua te intanto. Dove vai? Dove vai? Questo non crepa. Questo non crepa. Madonna, dai! Dai che non posso stare. Oh, bene. Adesso è morto. Anche un punto di livello, ma lo facciamo tranquillamente tra poco. Oh, qui sotto c'è una reliquia. Di chi è? E tu got. Ok, adesso se riusciamo a uscire, bene, bene. Qua c'è una lama, la prendo dopo. Allora, applichiamo questo. Ok, e prendiamo codesta pallina. Dai, tranquillo. E ci mettiamo qui. Andiamo dall'altro. Facciamo la stessa cosa. Ok, adesso sarà un po' complessa la questione. Devo lanciarla al mio tipo là, sperando che lo prenda. Se lo vedo, eccolo. Lancio. Ha preso. Ma va là. Ma va là. Ok, allora questa cosa qui mi sta sul cazzo. Ci ho messo 40 anni per farcela anche la prima volta. Dammela. Dai. Dai, prendila! Lurido! Vai un po' più indietro, allora. E mi sa che stacco un attimo, che non voglio metterci...
Facciamo proprio l'ultima volta da soli. Allora. Dai, su di ciò. Ma perché non la prendi? Stacco, ci vediamo tra poco. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Forse era perché avevo fatto troppo forte il vortice lì. Allora, adesso per non rischiare, andiamo proprio fino lì e la buttiamo addosso a questo. Pom! Pom! Ok, adesso vi chiederete, ma Gib, ma cosa hai fatto? Adesso non ci possiamo andare comunque. Ma infatti dobbiamo tornare dentro lo spazio-tempo. Opla. E magicamente non ci sarà più il blocco di corruzione. Non chiedetemi come, ma ve lo dico io. Eccolo! Perfetto! E uno, due, e tre. E tre. Prendilo! Si era imbambolato lì davanti. So che è un bello scrigno, però insomma. Ecco la chiave. Ora non dobbiamo fare altro che tornare alla parte, al blocco, al varco che abbiamo visto prima, che abbiamo utilizzato impropriamente perché non dovevamo andarci, ed è quello là. Così possiamo utilizzare la chiave. Bene, adesso andiamo da qua e su e ancora qua. Perfetto. Ma te pareva, ma la sono anch'io. Vabbè, ma quanti siete? Vabbè, adesso. Ma pensate di fare? Te poi, più che altro. Vieni. Ma è abbastanza collera, c'hai 5 fiale di collera, prendine uno. Madonna, cos'è quello? Un attacco raffica. Anche te hai subito un power up davvero non indifferente. Ok. Ok. No! Oh! Oh, come hai fatto? Oh! Oh, oh! Madonna, che cattiveria, l'hai fatto bene, stava proprio sulle palle. Ma gli altri due li ho uccisi. Ma sono così pro. Wow. Va bene. Niente fiale. Ok, adesso utilizziamo la chiave. E via. Allora, quanto abbiamo ancora? Quanto ho ancora? Qualche minuto, qualche minuto. Eccoci qua. Perfetto, tiriamo la leva e si sbloccherà quella. Sì, lo so bene che dobbiamo andare da lì. Bene ragazzi, io vi saluto qui. Stavolta ho trovato davvero il punto dove andare a prendere il prossimo Nomad per voi. Al prossimo gameplay andiamo allo Nomad, poi cerchiamo di finire questo dungeon. Va bene? Ciao ciao ragazzi, grazie per seguirmi. Vi voglio bene davvero a tutti quanti. Ciao!